Il tema che tratterà oggi è premesse per una riforma della scuola. Chi è Giancarlo Andotti, insegnante elementare del 1969, che lui sono un lavoro americano sulle spalle, laurea in pedagogia a Verona, fondatore del GISAP Gruppo Intervento Scuola Alternativa Valle Canonica, direttore didattico dal 1991, dirige, ha diretto dal 96-99 la scuola italiana Charleroi in Belgio, vicino a Marseille, no, è Barella, autore di numerosi articoli, nel 2004 diventa assessore alla cultura e all'istruzione della comunità montana della Valle Canonica, che altro dire? Basta. Il titolo è già stato prima, significativo il suo libro, Lettera alla scuola tradita, che è direi un titolo sintomatico di quello che pensiamo sulla scuola. A te, Carlo, la parola. Prima che si svuoti completamente l'aula, è giusto che si stringa il tempo. Mi piacerebbe interrompere con due relatori che ci sono stati prima di me, facendo un accenno alla scuola nelle Valli Alpine, ai tempi della Vicinia e Val Camonica, delle carte di regola in Trentino, ma non c'è il tempo, e mi piacerebbe rivolgere una domanda alla professoressa D'Ambrosio, per vedere se ha contato i simboli in una scuola fascista e se superano i 700. Ma lasciamo perdere, entriamo nel merito di quello che oggi è all'ordine del giorno. Io partirei da tre dati presi dai giornali, quindi non sono dati scientifici se volete, ma sono dati di cronaca, che però aiutano a fare una riflessione sulla scuola di oggi. Ci sono circa 200.000 precari senza posto e mancano i docenti di matematica. Non solo, mancano i docenti di matematica, ma mi diceva la settimana scorsa, proprio esattamente una settimana fa, una docente dell'Università di Pisa, della Normale di Pisa, che era ospite in Val Camonica per un convegno, che non ci sono iscritti alla facoltà di matematica, hanno una grande difficoltà a trovare le iscrizioni per coprire i posti. È il risultato, a mio avviso, dell'insegnamento della matematica nella scuola, e i professori di matematica sono gli specialisti nel far odiare la materia ai loro alunni. Questa è la qualifica che si sono conquistati sul campo, e quindi non c'è da meravigliarsi che questo odio profondo circoli e sia diffuso e sia diventato odio di massa. Hanno naturalmente moltissimi imitatori, da ultimo per esempio, nel testimone Mara, che è quella ragazza che c'è lì in seconda fila, sua figlia è arrivata a casa con i libri, si è scritta in prima media, si è arrivata a casa con i libri di testo. Tra questi libri di testo, sapete che cosa c'è? C'è il libro di educazione fisica, un libro grosso così. Mi immagino che la bambina, nel giro di poco tempo, odierà anche l'educazione fisica. La scuola italiana è questa. E questa, io sto un po' sintetizzando e esagerando, però sono dati che tutti possono verificare, che possono provare nella loro esperienza. Un altro dato, abbiamo 50.000 iscritti quest'anno, un incremento notevolissimo a scuole alternative, scuole montessoriana, scuola steiniana, scuole di vario genere. È un sintomo, a mio avviso, interessante. Perché vuol dire che una minoranza, certo 50.000 famiglie solamente, però un sintomo interessante è che un nucleo di famiglie italiane hanno cominciato a pensare che il problema della scuola è la didattica, non è una organizzazione elefantiaca che si occupa di massimi sistemi, ma è la didattica, è il modo di insegnare. Ecco perché l'Italia è in crisi, la scuola italiana è in crisi. Io credo che il centro della crisi della scuola italiana sia proprio questa. Noi per esempio, per parlare di scuole montessoriane, sapete che siamo l'ultimo paese in Europa, pur essendo la Montessori nostra concittadina,
siamo l'ultimo paese in Europa ad avere scuole montessoriane, ce ne sono di più in Belgio, in Olanda, in paesi piccolissimi. Perché? Perché da noi la didattica non è considerata. La didattica è l'ultima cosa da prendere in considerazione, invece deve essere il centro della riflessione sulla scuola. Se non si mette la didattica al centro, il resto va a farsi strabenedire. E di tutti la nostra scuola è la scuola dalla quale si fugge di più. La percentuale di abbandoni è la più alta nei paesi europei. Allora, in una situazione di questo genere, se questa analisi è condivisa, bisognerebbe fare in modo che ci si occupi seriamente di questo aspetto. In realtà invece succede tutto il rovescio. A capo della commissione che al Ministero sta ragionando sulla riforma della scuola ha messo Israel, il quale è un sostenitore dell'antididattica. Anche qui è tagliato giù un po' con la scure questo giudizio, però è un sostenitore del fatto che bisogna conoscere bene la materia e non tanto conoscere i procedimenti e le tecniche per insegnarla. E l'altro elemento che ci dice che non c'è considerazione per questo aspetto nel nostro paese è il libro della Mastrocola, che è di grande successo. Io nel mio libro ho messo un capitolo, La scuola spiegata alla Mastrocola, che è un po' presuntuoso come titolo, ma lei la spiega al suo cane e io posso spiegarla a lei, avendo un po' di esperienza nella scuola. La Mastrocola sostiene in un capitolo del suo libro che la didattica non c'è, non esiste, basta avere la conoscenza della materia, un po' di passione per la propria materia, tutto il resto viene da sé. E questo è il principio, a mio avviso, uno dei principi, ma il principio principale del fallimento della scuola italiana. In realtà la didattica che cos'è? Dovrebbe essere l'iniezione quotidiana di fiducia. Posso capire, posso farcela. Se uso il metodo giusto, posso capire e posso arrivare a farcela, anche se il traguardo è difficile da raggiungere. Del resto scalano gli 8.000 metri, quindi si può anche imparare una lingua, sapere la matematica, eccetera. Ma se questa iniezione quotidiana non viene fatta dall'insegnante, chi lo deve fare? Deve farselo l'alunno stesso? E l'altro aspetto della didattica è la motivazione, attorno alla quale c'è scarsissima attenzione nella scuola italiana. Se mettiamo al centro della nostra riflessione la didattica, così come ho cercato di definirla in termini molto semplici, è chiaro che al centro della nostra attenzione vanno gli insegnanti. Ci vogliono, per una scuola che funzioni, insegnanti preparati e motivati. E noi, stavamo prima di precari, invece abbiamo creato il più grande disastro nella scuola, nella storia della scuola europea, non italiana, forse mondiale. Perché il problema del precario non è solo il fatto che lavora senza nessuna certezza, che è grave, naturalmente dal punto di vista del lavoratore, lavorare senza sapere se l'anno successivo avrai ancora il posto e dove l'avrai. Se ci fosse tempo vi racconterei qualche episodio a questo proposito, lo sappiamo, ma è il fatto che anni di precariato uccidono ogni motivazione ad insegnare nella scuola con una certa passione, è inevitabile. Mi ricorderò sempre uno dei miei insegnanti quando ho cominciato a fare il direttore, che mi disse, adesso sono entrato in ruolo e quindi mi prendo due settimane di mutua, perché prima non le potevo mai prendere. questo è il frutto del precariato. Gli insegnanti quindi devono essere preparati e motivati e bisogna metterli al centro dell'attenzione. Se non si fa questo, non si avrà una scuola rinnovata, perché se una grande industria vuole aumentare e migliorare la qualità della sua produzione, in genere cosa fa? Cambia catena di montaggio e ne fa, adotta sistemi più avanzati di produzione. Ora, le macchine della produzione scolastica sono gli insegnanti, per adesso non hanno inventato nessun'altra macchina in grado di sostituire gli insegnanti.
c'è il computer, ci sono le sale di informatica, c'è tutto quello che vogliamo, ma l'insegnante è insostituibile nella scuola e quindi se non si porta al centro dell'attenzione di ogni riforma l'insegnante, non si faranno riforme e non si cureranno i mali della scuola. Gli insegnanti vanno coccolati, ci vuole una strategia di coccolamento per gli insegnanti. Se non si fa questo, non si arriva all'obiettivo. Invece oggi mi sembra male che si lavori molto per attirarsi l'odio degli insegnanti contro le riforme, l'intervento nella scuola, eccetera. Bisogna rovesciare. Del resto guardate che anche le aziende che producono materiale di consumo si pongono il problema della fidelizzazione dei loro dipendenti. La svolta della FIA, quando sembrava colare a picco, o meglio era già sul loro di colare a picco, non è stata solo la svolta dei vari marchioni, è stata la passione degli operai, di tutti i dipendenti dal primo all'ultimo, nel riconoscere la loro azienda come l'azienda che poteva e doveva risorgere. Se non c'è questo, non funziona neanche la più grande azienda di questo mondo, che è basata su metodi anche standardizzati di produzione. Quindi su questo bisogna insistere. La formazione degli insegnanti è capitolo fondamentale. Io, come assessore alla cultura in Valcamonica, ho istituito, adesso non lo faccio più e quindi l'idea è stata subito abbandonata, un corso di formazione estivo per gli insegnanti, quindi chiaramente mi hanno detto tutti all'inizio sei pazzo, non viene nessuno. Invece avevo ogni estate una 20-25, cioè scritto la parte, 25 insegnanti disponibili a stare una settimana di luglio ad aggiornarsi, anche in situazioni molto estreme, tipo una malga come abbiamo fatto l'anno scorso. Quindi c'è una disponibilità, però gli insegnanti devono sentirsi al centro dell'attenzione, devono sentirsi coccolati. Devono sentirsi ritenuti importanti nella società, in una società che invece li disprezza in modo più assoluto. Siccome quello che sono le trasformazioni antropologiche e sociali non vengono decise all'interno di una singola scuola, ma sono dei processi sociali complessi che hanno portato gli insegnanti ad essere ormai dei paria. Bisogna fare questo politicamente, scientemente, dicendo come hanno fatto. Guardate che il trucco per cui la scuola finlandese è al primo posto in Europa, ma il Trentino ci sta molto vicino, è solo ed esclusivamente questo. È solo esclusivamente questo, l'attenzione riservata alla formazione degli insegnanti e al ruolo sociale degli insegnanti. Io sono convinto che è possibile ottenerlo anche, tra virgolette, artificialmente. Guardi, io ho quasi finito, quindi le lascio la parola subito. Io abito in Finlandia. Com'è? Io abito in Finlandia e mio figlio ha studiato là. Ecco, quindi sarà interessante sentire. Unito a questo discorso c'è anche la rivalutazione dello studente, cioè come individuo singolo. Beh, certo, se non fanno vanno una cosa che molto spesso nella scuola italiana non si trova. L'ho detto prima, infatti. Quindi se gli insegnanti ritornano al centro, si può riportare al centro dell'attenzione anche la didattica, che è, in poche parole, oltre a quello che ho detto prima, una tecnica per raggiungere il successo scolastico. Perché noi non possiamo continuare a dire alla fine ha imparato solo il 50% dei nostri alunni alla fine di terza media. Mediamente chi raggiunge la sufficienza abbastanza piena in tutte le materie è il 50%. Ma sempre per ritornare all'esempio dell'industria, se un'industria sbagliasse il 50% dei pezzi, ma non in un anno, ma in due giorni chiude, e non è possibile che la scuola non faccia altrettanto. Bisogna trovare il sistema per farlo, e c'è il sistema, non è vero che non ci sia, c'è perché alcune scuole l'hanno realizzato e ci sono esperienze anche in Italia, adesso il tempo non c'è, ma potrei citare un'esperienza molto interessante di Padova, perché il recupero sia effettivamente un recupero efficace. Ma io nella mia scuola
come dirigente scolastico ho fatto un'esperienza, ne parlo nel libro, il recupero come anticipazione, c'è un capitolo, nel quale siamo riusciti a raggiungere alcuni risultati. Perché se il problema del recupero si pone in termini scientifici, coerenti, si riesce a raggiungere qualche obiettivo. Certo, non ci vuole quello che oggi sembra che vada di moda, ci vuole più scuola, non di meno. Ci vuole più scuola, almeno, come dicevo Milani, per i cretini e per gli svogliati. Lasciamo pure a casa gli altri, lasciamoli andare a sciare, ma per i cretini e gli svogliati dobbiamo pensare più scuola, non c'è altra strada. Non c'è altra strada, perché in genere questi ragazzi vengono da famiglie che non sono in grado di elevare il loro livello di istruzione. Se non fossero le famiglie da sole non avrebbero bisogno della scuola. E poi ci vuole un dirigente, la scuola deve essere diretta e governata. Invece, ho già sforato. Diciamo di sì, ma io... Chiudo, le ultime due battute. Invece, provincia di Brescia, grossa provincia che tutti conoscete perché qui è da casa voi, sono andati in pensione 22 dirigenti, ne sono stati sostituiti due. Sono riusciti a creare delle reggenze con dirigenti che hanno 4-5 scuole sparse sul territorio di 80 km di distanza con una scuola dall'altra. Come può quel dirigente pensare di governare la scuola? Allora, scelte di questo genere che dicono che al primo posto ci sta il risparmio e il risparmio a tutti i livelli senza criterio e in seconda battuta. Io sono convinto che l'hanno bisogno di studiare, non è che si debba sprecare, però ci sono molti altri tagli da fare. Una scuola senza una testa è una scuola che non funziona, ma non perché io faccio il dirigente, ma perché ogni situazione nella società è così. E ci vuole quindi un dirigente e ci vuole un programma preciso per il recupero e se si fa si ottengono i risultati. E poi, da ultimo, il nocciolo del programma che io propongo, del programma di governo della scuola che io propongo e di riforma è questa. Bisogna incentivare chi raggiunge i risultati. Misurati all'inizio e alla fine, ma risultati oggettivi. Questi vanno incentivati e vanno premiati. Chi non raggiunge i risultati, cambi mestiere, faccia qualche cosa d'altro. Queste sono le direttive anche che trovate negli articoli giornali apparsi negli ultimi mesi che Obama sta realizzando nella scuola degli Stati Uniti, che è una scuola allo sfacelo tipo la nostra, tanto è vero che la corsa al privato c'è già stata, ma oggi sembra che almeno il nuovo presidente voglia imporre una strada completamente diversa. Noi dobbiamo seguire la stessa strada. Grazie. Bravo.